A 50 anni dalla scomparsa del finanziere molinano Antonio Zara, deceduto tragicamente all'aeroporto di Fiumicino nell'adempimento del proprio dovere, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha organizzato una staffetta podistica che partendo da San Felice raggiungerà Fiumicino il 17 dicembre e che idealmente vuole ripercorrere la vita del sottufficiale, il cui eroismo è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare. Oggi la staffetta ha vissuto una delle sue tappe con arrivo a Benafro e partenza da Isernia, dove nella chiesa del Sacro Cuore è stata celebrata una solenne funzione religiosa. Il 17 dicembre del 1973 Antonio Zara, originario di San Felice del Molise, in servizio doganale a Fiumicino tentò di fermare sulla pista di decollo un gruppo di terroristi palestinesi, ma venne raggiunto alla schiena da una raffica di mitra. Commosso, il colonnello Tuosto ne ha ricordato il sacrificio. Antonio Zara è un eroe nazionale, però è un giovane finanziere, è stato un giovane finanziere, un giovane molisano soprattutto. E il 17 dicembre ricorrerà il 50° anniversario purtroppo della tragedia che ha visto il nostro finanziere falciato sull'aeroporto di Fiumicino. E abbiamo voluto ricordare così simbolicamente la vita del finanziere Antonio Zara attraverso una staffetta che è partita da San Felice del Molise e terminerà proprio a Fiumicino, laddove la vita purtroppo del nostro giovane finanziere ha trovato il tragico epilogo. La tappa di oggi parte appunto da Isernia fino a Venafro e abbiamo voluto celebrarla in modo, come dire, solenne, insomma, ecco, per ricordare la memoria di Antonio.